3, 2, 1, action. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale Cobra, Scacchi e Passione. Ciao a tutti. Oggi andremo a recensire il canale di Carlo di Tana degli Scacchi. Avevo chiesto nel video, sotto al video di Boraso di commentare chi volevate e quasi tutti i commenti sono stati per Tana. Quindi uh, diciamo accontentiamo la sua community, questo peserà nel, nel voto, e andiamo a recensire anche il suo canale. Allora, diciamo che questa sarà una recensione per me complessa perché... Carlo nel suo canale ha dei punti forti, dei punti di originalità unici, eh, ma anche tanti lati negativi. Quindi andiamo con ordine, cerchiamo di darci un ordine. Vedremo la recensione in quattro punti fondamentali, come ho fatto per gli altri video. Valuteremo personaggio e comunicazione, quindi com'è il personaggio, come comunica, quanto è efficace la comunicazione, quanto è efficace il personaggio, come interagisce. 2. Valuteremo eh, il contenuto dei video, quindi quello che porta, come spiega, che cosa fa in generale. 3. Eh, bellezza e editing, quindi quanto è editato un video, quanto è curato, l'editing, il lavoro che c'è dietro, valuteremo anche questo. 4. Plus. Il plus è una categoria in cui non rientrano le... qualcosa nel voto che non rientra nei tre precedenti. Allora andiamo con ordine, come dicevamo. Carlo è un personaggio unico, uh, è se stesso, quindi, a mio avviso, è senza filtri. Un personaggio che porta sullo schermo, una persona che porta sullo schermo se stesso. Quindi è Carlo del canale Tana degli Scacchi, nel bene e nel male, senza filtri. Quindi non ha Filtri, eh, in tanti video parla anche di sé, eh, del suo, dei suoi stati d'animo, eh, della sua vita. Eh, è proprio suo il canale! Quindi, mh, il personaggio è, riflette se stesso, eh, non c'è una costruzione dietro o un, uh, o un voglia di portare qualcosa di mirato è, è lui in tutto e per tutto. La comunicazione sul canale di Carlo penso sia efficace perché non, non credo abbia fatto studi in merito, ma mh, adotta dei principi abbastanza forti. Uno di questi è la ripetitività. Mi spiego meglio. Se ripeti un concetto, quando comunichi qualcosa, se ripeti un concetto lo rafforzi, eh, i cosiddetti eh, modi di dire cose che utilizza solo lui nel suo canale e eh, la sua comunicazione fa sì che eh, ripeta. Tanti concetti, anche carini, per esempio l'alfiere uh, diventa un vescovo e quindi lui quando parla dice uh, portiamo il vescovo in C5, dice vescovo invece che alfiere, riprendendo questa cosa sua. Poi il uh, mangiare diventa sberluccare, sberlucchiamo il pedone, sberlucca il pedone. E, vai di torrone per nicotti, la torre diventa un torrone per nicotti. Il... Uh, il, la spinta dei pedoni dice vai di punteruolo e quindi i, uh, i pedoni diventano punteruoli. Signori e signori, benvenuti sul canale di Dana. Gli scacchi, cioè, ha un modo di fare tutto suo. Una comunicazione che risulta efficace perché, comunque, la gente ehm, entrano dentro queste, questi suoi modi di dire. Quindi, come positività del personaggio. Secondo me c'è eh, il, il suo modo di comunicare eh, questo: questi suoi modi di dire, questo suo modo di originalità, di fare, eh, di non ah, di negativo effettivamente. C'è mm, il suo essere senza filtri. A volte. Complice anche il fatto che non edita i video, ma questo lo vedremo con l'editing, eh, si lascia a considerazioni, ehm, va, condivide cose eh, della sua vita personale, anche i suoi stati d'animo che non sono estremamente positivi, quindi è una persona genuina al 100% che ha trovato un modo di comunicare efficace su, sul suo canale e porta eh, gli scacchi in modo originale. Ripeto, al personaggio daremo un voto buono. Eh, andiamo a vedere la comunicazione. I, eh, no, la comunicazione, scusate, i contenuti, il secondo punto. Eh, come contenuti, Carlo è molto originale perché eh, tra i suoi contenuti ci sono... Uh, video di scacchisti semi sconosciuti uh, dalla vita particolare, quindi racconta le vite degli scacchisti anche al di fuori aneddoti. Uh, C'è della ricerca, quindi porta anche personaggi legati agli scacchi. Poi ci sono anche eh, suoi personaggi veri e propri, cioè eh, personaggi che ha creato lui con i peluche, con, eh, eh, con tutti, tutta una schiera di suoi personaggi eh, con cui parla, interagisce, a cui dà vita. Quindi eh, nasceranno sul suo canale bradi, che è un bratipo, le protinov eh, che giocheranno, eh, effettivamente, quindi una lepre è un bratipo, eh, i barbascacchi, scacchina... Ci sarà tutta una serie di personaggi che fanno sorridere effettivamente. Quindi il contenuto secondo me è, uh, è un buon contenuto. Si merita un uh, voto, voto alto. Allora, vi porto a vedere il uh, canale in toto con, uh, con i video. Un secondo solo. Siamo sul canale di Tana degli Scacchi, come potete vedere. Qui c'è l'elenco dei suoi video. Ecco qui. Quindi i suoi video, eh, lui mi sa che non divide in playlist, o oh, ci sono playlist create? No, non. Sì, ci sono le, delle playlist create, sì, ok, ci sono delle playlist, è molto prolifico. Infatti, ha, 4, ha 549 video, quindi fa, lo fa da, da parecchio. Ha 4340 iscritti, eh, una bella community che gli vuole bene. E fa diversi video. Tutti abbastanza. dipende. La, la maggior parte di questi video obiettivamente sono abbastanza lunghi perché sviscera, come vedete, un'ora e 19: alcuni sono da 23 minuti, altri da un'ora e 26, 33 minuti, alcuni altri molto più lunghi. Diciamo che preferisce fare una, una serie di video lunghi. Come, come, proprio lui come persona, quindi un'ora e venti, un'ora e trentotto, un'ora e quarantotto, eccetera. Come vedete, eh, questo è il, il canale fatto in questo modo. Allora torniamo a noi. Quindi il contenuto è originale, abbastanza c'è cioè, della, della ricerca dietro, effettivamente, e mh, porta anche. Cose sue. Io ho parlato qualche volta con qualcuno che lo seguiva, qualche, si definiscono tanisti. Quindi già questo fa intendere che la community è coesa. Eh, ho parlato con qualche suo fan effettivamente, loro mi hanno detto: uno di questi in particolare mi ha detto: guarda, uh, perché io avevo da ritiro sui video di, di Tana, che erano troppo lunghi, a mio avviso, e invece. Uh, questo farmi ha detto: Guarda, Tana è unico su... nel panorama italiano perché se io mi voglio vedere un'ora e mezza di video, l'unico a cui posso fare riferimento è Tana degli Scacchi. E su questo non ho potuto dargli torto. Quindi, effettivamente, lui porta questo tipo di video mh, lunghi con tante partite, tante analisi. Poi, effettivamente, è molto bravo a prendere a analizzare una partita. Si vede che ha esperienza perché comunque Carlo lo racconta anche nella sua storia, ha avuto un passato scacchistico, eh, è una persona forte a giocare, quindi comunque mh, di scacchi ne sa, eh, fa belle analisi, non, non portate sempre con il motore e fa vedere anche cose particolari di aperture, eccetera. Quindi per me il, il contenuto è, di, di Carlo è, è buono. E abbiamo fatto vedere i video mm, adesso passiamo uh, alla... a far vedere ragazzi una partita che ha giocato abbiamo giocato già diverse volte sul canale trovate il link di VS tra nella mia playlist dei VS con Carlo abbiamo fatto qualche collaborazione oggi vi faccio vedere come di consueto uh, una partita che abbiamo disputato in, insieme qui ci sono le quattro partite che abbiamo, che abbiamo giocato Uh, 3 rapid e una 960 10 minuti siccome la 960 non l'ho mai fatta vedere da una patta la portiamo qui qui c'è già l'analisi pronta con la revisione allora qui le precisioni sono basse effettivamente però è, una, è stata una bella partita anche se l'ho rivista e a distanza di un anno l'avrei giocata in modo diverso allora, iniziamo col vedere la, la partita in toto. Quindi, lui apre C4, io vado simmetrico. Sviluppo subito, cerco di sviluppare subito un alfiere portandolo a minacciare il punto debole, non difeso, lui ci porta il cavallo a difendere. Sviluppo. Sviluppo anche l'altro pezzo, il 960 è diverso da come potete vedere dagli scacchi normali. E le aperture, la teoria delle aperture va, va completamente uh, rivista ad ogni posizione. Tutto questo andiamo avanti. Qui spingo F5. Non so perché volevo andare su Re. Effettivamente, ma io uh, ad oggi avrei spinto su D5, come dice il motore. Come cambiano anche perché, questa è una partita che abbiamo eh, giocato a luglio dell'anno scorso. Come cambia anche il pensiero in merito alle partite? Io, qui, arrocco. Lui spinge. La mossa migliore. Io porto indietro il cavallo, sicuramente perché lo voglio far riportare sull'ala di re. Spingo di 5 questa volta. Cerco di liberare l'alfiere. Mi dà errore. E porto il cavallo in f7 come nuovo difensore. Lui arrocca lungo. Io porto il cavallo sempre sulla re. cerco di mobilitarlo, vado avanti, spingo, qui errore grave da parte di, di Carlo, e io comunque continuo a spingere per aprire la colonna, effettivamente, lui spinge col re, io ritiro il cavallo in quel modo, sempre tutto perché voglio, voglio comunque eh, portare il cavallo al centro. Qui lui cambia, io riprendo con l'alfiere. Prende, prende, mi fa un pedone doppiato. Spinge. Qui addirittura mi dà posizione vinta per me. Non ho saputo continuarla. Non l'ho saputa continuarla. E a tutte, adesso a posteriori vedo che c'era anche l'infilata, l'infilata così, ma non ho saputo continuarla. Io cambio il cavallo. Lui invece di riprendere il pezzo. Cerca di dare matto. Qui fa minaccia di matto. Io prendo anche il pedone, difendendo col cavallo. Lui spinge in G4. Qui non trovo una soluzione e metto la donna a parare. In realtà, poi anche dopo in partita, H6 teneva tutto perché comunque il cavallo continua a difendere. La donna si deve spostare, e poi tranquillamente posso uh, ricircolare il cavallo dopo, come dice anche il motore. Invece, io non la trovo. Metto donna a G6. Prende, prende, lui prende, io riprendo per sdoppiare i pedoni, non considerando che poi qui mantengo comunque una debolezza in G6, ma sdoppio il pedone, lui porta la torre in settima, io difendo l'alfiere, cerco di andare, prende, prende, e qui entra in settima, mi prendo un pedone, cerco di difendere, comincio a stare male, Così comincia a stare male. Lui c'ha anche un pedone passato. Prendo. Tanto non riesco più a uscire col, uh, con l'alfiere. Qui gli dà errore grave perché eh, in chiodo Non vedo neanche questa tattica, ragazzi. Perché con uh, torre F7 inchiodo l'alfiere sul su re. Ma non, uh, non lo vedo. Infatti qui a 0-0. E qui invece non lo trovo. Qui... Cerco di cambiare tutto perché Carlo gli mancano 8 secondi. E come vedete, va a finire 0-0. Va a finire una patta per il tempo. Ho mancato diverse cose. Carlo è stato bravo, però eh, è stata una bella partita per me. Eh, diciamo. <ride> per. Eh... Così, avrei potuto vedere molto meglio. Ma si migliora e quindi obiettivamente per me è stata una bella partita giocata a 9,60. Sono stato velenoso. Allora, torniamo a parlare di sempre del terzo. Questo era un diciamo così un breve intermezzo. Torniamo a parlare del canale proprio di Carlo. E andiamo con il terzo voto perché abbiamo parlato del personaggio, del contenuto, adesso andiamo a parlare del. Video editing: come sono fatti i video? E qui purtroppo Carlo non raggiunge la sufficienza. A mio avviso, non raggiunge la sufficienza. Non, non è sufficiente quello come edita i video perché. Non li edita, ragazzi. Uh, non edita i video. Non, uh, no, non taglia. Non uh, uh, fa iniziare un video. Poi, quando ha bisogno di staccare l'immagine, ci mette un'immagine sotto di un bradipo e dice aspettate un attimo e parte una musica forte sotto. Quindi, uh, Quindi, video editing proprio sotto uh, la sufficienza. Io dico. In questo campo è importante presentare bei video. C'è anche chi mi ha detto "Eh, ma il canale di Carlo è rustico, lui è fatto così". Ok, il canale di Carlo è, è rustico, lui è fatto così. Perfetto, ma se fai un video bello, se fai un video bello che sia che dove il suono è pulito, l'immagine è pulita. Ti verranno a vedere quel video sia le persone che sono interessate al tuo contenuto e che passano sopra la bellezza del video, quindi le persone che ti vogliono bene, sia nuovi ascoltatori, nuove persone che guardano, che seguono, nuove persone che si iscrivono perché vedono la bellezza di un video, quindi ci deve essere dietro una ricerca. Per me basta poco effettivamente per farlo diventare un canale più bello. Ma eh, come editing non ci siamo, quindi uh, Prendiamo un, um, un video uh, così. Que allora, questo è quello che ha fatto su Speed. Questi sono gli ultimi che ha fatto. Andiamo a vedere questo di Alessia Santeramo. Ok. Allora, vedete? Parte il video con la musica starting soon. Iniziamo tra poco. O col bradipo ok ma non è un video non è un video in cui tu sei in diretta quindi se tu tagli il pezzo eh, impari ad usare il video editing non c'è bisogno di fare questo quindi andiamo a vedere poi il video è migliorato molto questi ultimi comunque sono sono migliori come vedete ok Ok, qui ci sono anche i personaggi di Carlo, quindi c'è Doraemon, i barbascacchi, c'è lui, effettivamente, e la, la scacchiera dietro. Quindi non c'è una ricerca su Overlay e così. Però, come vedete, eh, porta, il, eh, come vedete porta il video da sdraiato, quindi la gamma trema. La cam trema perché ha il portatile su, sulla pancia si vede. Quando respira, comunque la, la cam trema. Quindi non, a mio avviso non è una non è professionale. Io so che Carlo comunque non ha eh, problemi fisici che lo portano a stare sdraiato. Per cui a mio avviso, chi eh, sta male. Sta sdraiato e porta dei video sdraiati. Se stai in ospedale fai un video che sta in ospedale. Stai sdraiato a letto. Se vuoi essere più professionale. Se vuoi prendere il canale di YouTube con maggiore professionalità, secondo me è importante che, eh, che porti il video da seduto come fanno gli altri. Tutti gli altri uh, youtuber. Perché non è per uniformarsi, ma uno l'immagine è ferma. Due dietro si fa vedere effettivamente che non stai male, stare sdraiato dà eh, l'idea alle persone che tu non stia bene, eh, perché eh, stare a letto è sinonimo di non stare bene fisicamente. Quindi c'è chi non, no, ripeto, c'è chi non fa caso a queste cose, c'è chi... Pe, mh, ci sono tanti per cui non è importante, ma tanti altri per cui invece rivestono importanza. Uh, riveste un, un ruolo uh, la bellezza del video e quindi comunque lui va avanti facendo vedere la partita come contenuto ci sta uh, vedete poi quando deve cambiare schermata mette uh, immagini di sottofondo con la musica con la musica è come se non uh, se non tagliasse nulla e fare un video youtube come se sta in diretta no, non c'è ricerca Dietro. Il video editing prende un voto abbastanza basso, non sufficiente, uh, per tre motivi principali. Editing non c'è, uh, la cam trema, il uh, microfono a volte non si sente bene, uh, il, cioè, i suoni anche quando mette la musica a volte partono sparati, no, non fa attenzione su questo. E non non c'è una ricerca di, di fare qualcosa di più di meglio, effettivamente, mh, qualche tempo, cioè, se vedi è migliorato perché rispetto a un anno fa l'editing del video è molto migliore. molto migliore, ma un anno fa erano, a mio avviso, non, non, non potevo guardarli, anche perché c'era un fischio di sottofondo, a me i fischi danno fastidio, io sono fissato con l'audio. L'audio è la, la croce di tutti gli youtuber videomaking, videomaker che esistano, infatti, come vedete, io ho investito molto sul comparto audio, ho tutti i microfoni di un certo tipo perché... Penso che il video, se si vede, se è bello, si riesce a, a. se si ascolta bene, si riesce a vedere anche con più piacere. Quindi, diciamo, il, il grosso del difetto è, è questo per Carlo. Perché eh, come personaggio e contenuti, secondo me ci sta. Eh, come editing, assolutamente non sufficiente. Il plus come quarto voto. Il plus è la sua community. È ben voluto da, da tutti i suoi iscritti, eh, anche se non è un canale tra i più grandi, eh, perché sono 4500. Mi sembra di ricordare. Gli vogliono bene tutti. Ha un buon numero di, di iscritti, quindi eh, gli vogliono bene eh, e si, questo si percepisce. Quindi il plus che alza, che alza il voto è proprio la community di Cardo che gli vuole bene. Io ho un appunto da fare perché eh, carlo è una persona secondo me intelligente eh, potrebbe fare investire su, sul suo canale non tanto nei mezzi perché se ha quei mezzi ok sfruttarli al massimo investendo del tempo per capire come editare video eh, prendere mh, e sedersi quando porta un video YouTube non, uh, non da sdraiato, a mio avviso, poi c'è chi mi dirà: ma è, Tana fa così. Io ripeto, sono consigli che porto a Carlo per uh, fargli avere un video uh, uno, farlo crescere col canale, fargli avere dei video migliori, so e soprattutto deve uh, a mio avviso capire è una persona molto trasparente, uh, genuina. Che porta gli scacchi che gli piacciono, secondo me, però prende tutto troppo sul personale. Non ha capito che questo è un mondo fatto di spettacolo. E... Cosa intendo? Ha avuto delle diatribe con altri youtuber, lo sanno tutti: anche con lo youtuber uh, Super Speed effettivamente. Si è uh, um, uh, ha fatto dei video contro di lui perché uh, c'è tutta una storia dietro. Se volete, ve la andate ad approfondire, ragazzi. Uh, e a, a mio avviso, questo ha portato uh, tante persone a guardare i suoi video, ma tante altre anche a criticarlo. Io uh, dico, a uh, uh, a Carlo di pensare che tutto questo è solo spettacolo, cioè io ci metto il cuore, ragazzi, ci metto il cuore e l'anima. Il mio canale cobra scacchi e passione e tanto cuore, ma è spettacolo. Se uno youtuber mi, mi offende, non me la prendo personalmente. Cerco poi di, di reagire. Ci sono i dissing, gli hater, c'è cioè tutta una serie di cose che Carlo purtroppo non riesce a digerire più di tanto. Quindi, uh, secondo me, se riuscisse a capire che uh, fa tutto parte mh, di, uh, dello spettacolo del grande uh, mare di YouTube, e siamo tutti pesci nel grande mare di YouTube, se riuscisse a pensare questo e. Uh, a portare dei video un po più curati il canale avrebbe un voto molto 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 più alto eh, partiamola con le considerazioni finali quindi come personaggio non gli do un voto altissimo eh, proprio perché eh, a volte non eh, non non filtra quello che dice per cui eh, gli, gli do un 7 per la comunicazione anche efficace che ho portato all'inizio quindi un 7 ci sta per uh, i contenuti gli do gli do 8 gli do 8 perché sa analizzare le partite porta cose originali anche i video lunghi sono abbastanza originali uh, i suoi personaggi sono originali le partite degli scacchisti anche uh, la community gli vuole bene quindi gli do 8 al, uh, al contenuto All'editing, ragazzi, con tutto quello che ho detto, no, non arriva alla sufficienza e abbassa il voto, cioè gli darei 5, 4 ,5, 5. Eh, 5, facciamo 5, il plus, fa alzare il voto complessivo. E, e quindi per, per la community che gli vuole bene, ah, per cui il voto finale è difficile da dare perché io gli avrei dato 6 e mezzo. Perché se ho dato 8 a Speed e, e Boraso, gli devo dare 6 eh, a, a Carlo, cioè, Carlo perché eh, non è solo un gradino sotto eh, i due che ho recensito precedentemente. Secondo me c'è ancora tanto margine di miglioramento. Il plus gli fa alzare quel mezzo voto, quindi gli farei un 6,5 tendente al 7, quindi 6,5 tendente al 7. Uh, più che altro se ci lavorasse, se cercasse di migliorare, uh, avrebbe più iscritti, gente che lo stima e aumenterebbe tutto. Uh, secondo me, per diventare un canale da 8-8,5 gli basterebbe uh, editare i video che porta. Uh, farli da seduto e non da sdraiato e mh, il, tra parentesi io so che carlo uh, fisicamente non ha problemi fisici per questo io mi sono informato con carlo quindi so che lui non ha problemi fisici che lo portano a streamare sdraiato a, a portare dei video sdraiato quindi parlo per questo in secondo luogo uh, quindi se riuscisse a uh, Portare dei, ad editare dei video, uh, portarli da seduto, far uh, capire che è tutto spettacolo, non prendersela sul personale per tante cose, eh, effettivamente il canale andrebbe molto meglio. Io il mio voto finale è 6,5, tendente al 7, quindi diciamo <ride> eh, 6,5, 7 meno, eh, e quindi è così. Questa è la mia recensione di data degli scacchi. Vera, reale, come sono io, eh, e l'ho portata. Per quanti tifano per Carlo, io so che ce ne sono tanti che tifano per Carlo. Eh, eh, tifo anche io, lo seguo anche io e spero che prenda le critiche che ho mosso al canale come critiche costruttive. Grazie a tutti, se volete continuare a supportare il mio di canale, vi chiedo di mettere un'iscrizione e uh, un mi piace se vi è piaciuto questo video. E noi ci vediamo al prossimo video di questa rubrica. Fatemi sapere, come per l'altro, chi volete che recensisca nel prossimo nei commenti. Grazie a tutti, ragazzi, mi supportate ogni giorno che passa. Dai, è grandissimi.